No, è che bisogna che la gente, che se imparano, modificano questo fatto, perché mo adesso quando vengo lì, io li dico un'altra volta, ma io metto gli scritto però, perché non si può lavorare così, va bene? Io non lo so, o uno lavora come deve lavorare, via. Poi se non prende lo stipendio perché non prende lo stipendio adatto alla sua volontà, cambia mestiere. Quando si fa il lavoro e si rilascia al pubblico, bisogna pensare che la gente non c'ha tempo da perdere. Ma non parla da me, e non sta lontano. Poi guardiamo proprio qua per esercitare. Torto demonio. Già ho denunciato una volta, e devo denunciare un'altra volta, se no c'è niente da fare. Che è successo? Perché che ti ha detto, scusa? Che quando ti rilascio, adesso per esempio, io ho chiesto l'estratto con un audio l'altra volta, però non era completo. Mi mancavano alcune cose. Però è strano, questa macchina è stata cambiata 3 volte, poi da fuori, dentro, eccetera. Boh, stavo lì, gliel'ho detto, ha detto che ci provava, però io non mi ricordavo bene la targa, e me l'ha data un'altra. Ma questo eravamo d'accordo che io gli telefono, me li dà l'isola e sta a posto. E mi dà quello di questa macchina, di questa targa qua. Capito? Oh. Ma quando io ti chiedo la misura, tu mi dai il foglio della misura, questo qua, e mi sta bene, è giusto. Quando ti chiedo l'estratto cronologico, lo sai che cos'è l'estratto cronologico? Che è dalla A alla Z della pratica, tutto ti devi dare. Hai capito? E gli aspetta di diritto. Poi, se dentro a questo pra ci sono magari 10 fogli anziché 20, cioè sono 20 fogli anziché 10, mi potrei far pagare 5 in più, ma non altri 22 euro. Capito? Giova, parli con una persona competente. Hanno licenziato 4 persone per me. Bravo, sei 4 per 4 famiglie senza. No, 4 ladri erano, capito? 4 ladri. E hanno e momenti facevano ammazzare una persona che sulla punta della finestra che ho fatto, se ne reggivo io. Il primo fa licenziare. Un po' reggi. Sai che fanno quelli che facevano? Quando per esempio compri una macchina la porti da Germania. La macchina, no, sai qual è il problema? La macchina che per esempio del 2002, loro la facevano diventare del 2004 e mettevano 2004 sopra l'anno di prima immatricolazione, capito?